Intanto, è un gran piacere incontrarvi. Allora, siamo qua per iniziare una, un discorso di, che riguarda la microbiologia. E mh, ho pensato che oggi, al punto in cui eravamo, fosse giusto iniziare con un discorso che riguarda i buoni e i cattivi, che sono comunque due aspetti del mondo della microbiologia: i buoni e cattivi, i cattivi, intendendo nei microorganismi la capacità di essere buoni e di essere cattivi. Eh, due parole riguardo la disciplina. La disciplina è una disciplina biologica di base. Questo significa che un microbiologo, se uno di voi vuol fare il microbiologo da grande, come ho pensato io di fare quando ero all'inizio della mia carriera, studia i microorganismi come modello, come, come tutto, perché il modello microbico si può applicare a tutto. La seconda cosa che può fare la microbiologia è quella di diventare una. Disciplina applicabile, quindi applicata a diversi settori. E allora voi vedete qua, visto ho sentito prima che siete tutti molto predisposti per la biomedicina, che in fondo è il, il campo che ho scelto io e quindi vedete applicata la biomedicina. Però, come vedete non c'è branca della scienza che non tocchi la microbiologia. Significa l'agricoltura, l'ambiente, l'industria tradizionale. Vedremo cosa vuol dire e anche le biotecnologie. Allora. In qualche modo noi abbiamo un enorme impatto della nostra disciplina che badate bene, è una disciplina giovane. Se voi pensate nelle vostre lezioni di liceo avrete certamente sentito che dalla scoperta del DNA si è parlato di microbi. Pensate che per tantissimo tempo nelle accademie si è continuato a dire ma i microbi non hanno DNA, i microbi non sono viventi. Non possono mutare perché, come mutano tutti gli altri organismi viventi, quindi si negava l'esistenza microbica. In realtà non è così, voi lo sapete benissimo, e allora vedete che ci sono gli impatti in agricoltura: vuol dire che i cicli, per esempio biogeochimici, non so, il ciclo dell'azoto, che è un esempio che vi ho portato oggi riguarda i microrganismi. Se pensate a un argomento estremamente moderno, che è quello dell'energia, le energie rinnovabili, le energie lontane dal petrolio, vede microrganismi implicati. Pensate che si parla di biocombustibili, si parla di biorisanamento. Ricordo a tutti che c'è stato un splendido esperimento, forse lo ricordate, no? quando. Una petroliera è andata a buttare il suo contenuto di petrolio nelle coste del nord Europa, si vedevano quei cormorani pieni, di zeppi di petrolio. Sappiate che lì è stato fatto un progetto di biorisanamento microbico, quindi sono stati usati microrganismi che erano in grado di degradare il petrolio, quindi composti aromatici. Gli alimenti, Gli alimenti sono una eh, parte importante della microbiologia, degli, appunto alimentare. Stamattina avrete preso tutti uno yogurt che comunque vede un microorganismo all'interno a produrlo e poi, come ben sapete, l'impatto sulle biotecnologie, biotecnologie nel senso più moderno del termine, e cioè quando si parla di organismi geneticamente modificati senza con questo temere, di, come generalmente si fa eh, pensando a un organismo che si modifica, chissà cosa fa sull'uomo. Qual è il problema? Primo della microbiologia, della sua comprensione. Le misure. Le misure vi sembrerà banale, ma è così. Voi avete percezione di un microbo? No, perché non lo vedete, voi però avete percezione dell'ornitorinco, perché sapete che cos'è e quindi lo vedete e lo sapete descrivere. Vi sembrerà sciocco, no? Dire, ma perché dobbiamo infilarci nelle misure che di solito sono un problema non solo per voi liceali ma anche per gli studenti universitari perché dobbiamo imparare a sapere come misurare un organismo insomma l'esempio qui è lampante se io vado a caccia di elefanti con una reticella per le farfalle capite bene che ho sbagliato la misura quindi è importante che noi sappiamo questo e cioè che l'occhio ha un limite è che noi abbiamo qualcosa che percepiamo, formica elefante, quindi al di sopra del potere risolutore dell'occhio, e poi abbiamo cose che non vediamo, e i microrganismi, vedete qua, sia eucariotici che procariotici, ricordate questa distinzione? Bene, figurasi ancora di più i virus, e poi proteine, atomi e quant'altro sono al di sotto del visibile, quindi lì abbiamo il grande limite della microbiologia. Però c'è stato qualcuno che ha detto: ma qui però la cellula è uguale per tutti. Allora, un elefante è così diverso da un microbo? Qualcuno ha detto no. Prima si diceva sì, l'elefante lo vedo, il microbo no. Però in realtà io ho le cellule che sono la base. E la cellula è uguale per tutti: la cellula è uguale in un elefante, la cellula è uguale in un microorganismo. Intendo come misura, non come cellula procariotica e cellula eucariotica. La cellula uovo, pensate come grande la cellula uovo, è, è, è enorme, la vedo benissimo, ma anche questa contiene le stesse informazioni che ha una cellula microbica, quindi che ha una sola cellula e che fa tutto. Quindi il limite in realtà è un limite di misura e noi quando parliamo di cellula procariotica siamo qua, vi ricorderete tutti no? le differenze essenziali tra una cellula procariotica e una cellula eucariotica. Sapete, ricordo la mia prima lezione di citologia e estologia a Bologna, eh? e il mio professore continuava a dire, ovviamente essendo un eucariotico, continuava a dire: Avete presente come bella la cellula eucariotica? C'è il nucleo bellissimo? Eh? Procariotica non ce l'ha. Vedete la cellula eucariotica? C'ha il mitocondri, l'apparato del Golgi. La cellula eucariotica non ce l'ha. Io volevo già fare il microbiologo. Mi sentivo malissimo e dicevo ma non ha nulla questa cellula eucariotica che possa servire a essere vita. In realtà questo micron di vita ha tutto. Anche se non ha la strutturazione di una cellula eucariotica riesce a fare tutto. Sapete che ha il DNA, sapete che ha l'RNA nelle varie forme, sia ribosomiale, transfer, ma anche messaggero. Sapete che ci sono ribosomi liberi, ma anche ribosomi legati. Sapete che c'è una parete cellulare, ma anche una membrana, e che tutte le funzioni respiratorie sono contenute in questa membrana. Non sono nei mitocondri, ma sono qua, come vedete, in questo posto. Quindi comunque tutte le sue piccole cosine il microorganismo ce le ha. Che cosa ci perdiamo se non usiamo il microscopio? Perché il microscopio, l'arma che serve a vedere i microrganismi, beh, ci perdiamo questa roba bellissima. I microrganismi sono bellissimi. Sono tutti un po' simili, però sono bellissimi. Guardate, queste sono alcune delle immagini. Vedete che carino questo con il suo... Voi ricordate cosa sono questi, vero? Cosa sono? Flagelli. Flagelli. Quindi la, 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 la macchina... Il eh, microorganismo è dotato di apparato locomotore, quindi, se noi potessimo dirlo, questo è il flagello che serve a muovere. E comunque, vedete che bella diversità c'è all'interno del microorganismo. E quando si parla di microbiologia applicata a qualunque cosa voi vogliate fare nella vostra vita, si parla di vita di laboratorio. Noi fondamentalmente siamo topi di laboratorio, cioè stiamo dentro tra provette piastre di petri che tra l'altro hanno fatto il loro anniversario, perfino Google ha messo nel suo motore adesso le piastre di petri, ricordate, vero? E quindi stiamo qua in mezzo, stiamo tra fiasche, beute, terreni di cultura, sterilità, il microbiologo deve lavorare in sterilità, che cosa vuol dire? Vuol dire deve eliminare tutti gli altri microorganismi e isolare solo quelli che lui vuole, quindi Insomma, noi ci sentiamo contenti solo quando vedete, abbiamo tra le mani queste piccole cose che sono in una piastra di petri che si chiamano colonie, hm? la colonia del microorganismo, cioè la cultura pura. Però non siamo così arcaici, eh? Ci piace molto avere il microorganismo tra le mani, ma vedete che siamo arrivati avanti. Sapete che cos'è questo? Questo è il cromosoma artificiale. Sicuramente l'avrete letto se leggete il Corriere della Sera o in un giornale. Qualche anno fa un signore che si chiama Craig Venter ha pubblicato un lavoro e ha detto ho inventato la vita. Potete immaginare lo scandalo dell'aver pubblicato una parola come creation, cioè creare la vita. In realtà noi sappiamo benissimo che questo cromosoma artificiale, cosa ha fatto lui? Lui ha costruito eh, base dopo base. Un cromosoma su copia di un organismo vivente, quindi lui ha copiato. È come, è come se avessimo copiato Leonardo, no? ha copiato, però di fatto ha costruito questo cromosoma e ha detto io l'ho fatto funzionare. Ed è vero, lui l'ha fatto funzionare. Quindi dalle piastre, da una storia arcaica di microrganismi ad aver creato un organismo in chimica, cioè in laboratorio, e quel microrganismo si replica. Funziona. Quindi siamo avanzatissimi da questo punto di vista. Allora, sapete tutte queste cose? Comunque sono esseri viventi i microorganismi. E come tutti gli esseri viventi fanno quello che facciamo noi. Quindi niente di diverso da quello che facciamo noi. Siamo in grado di avere un metabolismo, quindi loro hanno la stessa cosa. È una cellula che scambia con l'ambiente, metabolizza, prende alimenti, li trasforma e li butta fuori. Si riproduce. E quindi vuol dire che una cellula ne fa due e due ne fanno quattro, quattro ne fanno otto, in una diciamo, progressione esponenziale. I batteri comunicano, e non solo qua comunichiamo in questo momento, io comunico con voi in, con un linguaggio, i batteri usano un linguaggio chimico, quindi si fanno delle belle chiacchiere che noi non capiamo bene sempre però parlano, vedete questi scambi intracellulari. Abbiamo già detto che si muovono ed essendo organismi viventi come tutti noi, evolvono e hanno avuto una lunga storia evolutiva. E ricorderete, e non lo sto qui a dire, che seguono fortemente il dogma che noi conosciamo della biologia, e cioè dal DNA sanno andare all'RNA e dall'RNA in quel miracolo. Incredibile che è la vita, si va a proteine perché riflettiamo ancora una volta da una base chimica, adenina messa insieme con altre basi, si fa una proteina. Quindi siamo a, veramente a vedere come anche loro siano. Eh, in grado di fare tutte queste cose, come le fanno? Le fanno in condizioni controllate, eh, hanno bisogno di una temperatura. Certamente, ragazzi, se io vi faccio fare le chiacchiere invece che qua dentro o al lido davanti al, al mare, che è bellissimo e quindi vi esprimete ai migliori dei livelli, ma ve li faccio fare a meno 20 gradi centigradi, vi passa la voglia di chiacchierare, capite bene, o vi passa la voglia di fare qualsiasi altra cosa. Quindi anche loro hanno temperature ottimali, un tempo per riprodursi, un tempo per nutrirsi, hanno bisogno di ossigeno, hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di tante cose come ne abbiamo bisogno noi. E quindi ricorderete anche due cose: che generalmente, e questo il signor Christian Graham ha fatto una grande scoperta: vengono divisi in batteri Gram positivi, questo l'avrete fatto a lezione con i vostri insegnanti e i batteri gram negativi. Ricorderete che si vede un colore diverso al microscopio a seconda che il batterio sia rosso porpora perché assume questa colorazione oppure se usiamo il cristallo violetto perché appare violetto. E questo divide il mondo in due grandi gruppi di microorganismi e cominciano a ci aiutano a farci, diciamo così, classificare i microorganismi. Dove vivono i microorganismi? Ovunque. Siamo pieni qua dentro di microrganismi, siamo assolutamente pieni. Come vedete qui ci sono alcuni esempi di microrganismi, non c'è un ambiente che non sia eh, colonizzato dai batteri. Eh, pensate che il suolo ha, in 10 grammi ha una cosa come 9 miliardi di organismi. Pensate che nello stomaco della termite ci sono più batteri che non ce ne sono in tutto il resto degli organismi, eh, nel rumine delle vacche. C'è una roba impressionante, passiamo a 9 miliardi di organismi, quindi stanno veramente dappertutto, stanno nei ghiacciai, nel terreno, stanno sotto il mare, le nostre mani, ma non solo le mani, siamo pieni noi di microorganismi in questo momento, e non solo in questi posti, ma vi ricordo gli alimenti e vi ricordo anche che i microorganismi sono stati trovati in posti inospitali. E qui mi riferisco per esempio... Alle, ai fondali marini. Questa è una foto che riprende la fossa delle Marianne, dove sfido chiunque a poterci fare un metabolismo. Ricordate probabilmente che questa fossa è molto profonda, è 11 km, quindi si presume che non solo ci siano problemi di pressione, ma anche problemi di luce, è al buio completo, di anaerobiosi, non c'è tanto ossigeno in questo posto, e tra l'altro qui ci sono, come vedete, dei soffioni. Geiger, dei soffioni di acqua calda, dei soffioni molto bollenti, non ci vive nessuno. Ebbene, ci hanno trovato i microorganismi, quindi vedete, sono in grado di fare eh, tutto. Con grande presunzione vi scrivo che faccio, fanno girare il mondo: fanno girare il mondo nel senso che se non ci fossero loro non faremmo nulla. La biosfera è microbica, e i microorganismi riescono a trarre energia praticamente da tutto. Abbiamo detto il petrolio prima, no? Eh, ci sono microrganismi che degradano. Ricordate gli anelli del benzene nelle vostre lezioni di chimica? Ora, gli anelli del benzene sono inattaccabili da un qualunque metabolismo nostro. Nessuno di noi potrebbe cibarsi di benzene. Per noi è un xenobionte, cioè è tossico. Per i microrganismi no. Ci sono gruppi microbici che emangono. Quindi vedete l'energia che riescono a prendere è enorme. Ancora, le specie microbiche guidano tutti i cicli più importanti, se abbiamo il carbonio della CO2 lo dobbiamo a loro, se abbiamo l'azoto nelle varie forme lo dobbiamo a loro, quindi assolutamente importanti. Formano anche molto degli organismi multicellulari, pensate quanti microrganismi abbiamo nel nostro intestino, ci compongono in qualche modo eh, e quindi glielo dobbiamo. Un banale esempio è quello del ciclo dell'azoto. L'avete mai sentito nominare il ciclo dell'azoto nelle vostre lezioni? Noiosamente, lo so, a volte la chimica è un po' noiosa, ma non lo diciamo in giro. Vi ricordo che ci sono delle forme di azoto importanti, che sono l'azoto molecolare, che è quello dell'atmosfera, imprendibile. Chi lo può usare l'azoto molecolare se non ci fossero dei microorganismi che lo fissano l'azoto molecolare? E quei microorganismi stanno nelle radici delle leguminose, per cui quando si mettono le leguminose in un terreno, si fa in modo che quell'azoto molecolare torni al terreno, quindi dall'atmosfera torna al terreno. Torna al terreno e vedete vi si trasforma in sostanza organica. E quindi ecco le varie forme: nitriti, nitrati, ammonio, che ritornano a dare poi tutto il ciclo della vita. Questo è il ciclo dell'azoto, immaginate ancora di più quello del carbonio, che è ancora più importante. Allora, cosa fanno i microrganismi? Quasi tutto, mm? quasi tutto, meglio di tutti noi, quindi eh, sono veramente interessanti da questo punto di vista. Le decomposizioni biologiche, tutte le trasformazioni che vi ho appena accennato in questo momento, e poi sono i fornitori ufficiali di tutta una serie di sostanze importanti. Quindi, insomma, sarebbe come dire da loro andiamo a prendere tante cose che ci servono. Se pensate al cavo orale. Il cavorale, noi pensiamo che dopo che ci siamo lavati i denti siamo a posto, in realtà guardate qua che cosa c'è dentro la saliva. Ogni nome è un nome di microorganismo, eh, quelli scritti più in grosso vuol dire che ce ne sono di più e quelli più piccoli ce ne sono meno, ma insomma definirla una fognatura, che mi dite voi? Eh? Un pochino è, siamo in questa... eppure nessuno di noi soffre in questo momento, quindi vuol dire che quella componente che noi abbiamo nel cavorale ci serve per mantenere il nostro stato di salute. Nessuno di noi ha male, nessuno di noi ha cose sgradevoli, vedi leggasi carie o quant'altro. Quindi c'è una componente microbica buona che ci serve per stare in salute. Non solo nel cavo orale, ma come vedete in tanti altri posti che sono normalmente colonizzati, noi abbiamo possibilità di avere microrganismi eh, che sono buoni. I buoni tra noi... Eh, Beh, insomma, qui è facile stabilirlo. Ci sono microorganismi buoni che entrano nello yogurt, che entrano nei formaggi, che fanno tantissime operazioni eh, interessanti. Cioè, vi ricordo che nella, in, in tombe egiziane è stato trovato eh, prodotti fermentati, come il vino e la birra, oppure il pane. Loro non sapevano perché, ma il microrganismo che fa tutte queste cose si chiama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae è il lievito, quindi è una cellula unica, unicellulare pro-eucariotica, la quale è in grado di dare il lievito e di fare pane, birra, vino e quant'altro ci serva a, e, al, per l'utilizzo. Quindi in qualche modo molto utili. Questa parte della microbiologia si chiama microbiologia industriale per dividerla dalle biotecnologie ed è quella che è in grado di dare prodotti utili all'uomo, quindi tutta la parte applicativa di antibiotici, vaccini, vitamine, eh, aminoacidi. Qua, voglio dire, in questa città, in questa sede c'è un'azienda farmaceutica che produce antibiotici e ha dato anche tanti posti di lavoro. Eh, mediante microrganismi, quindi fermenta per fare microrganismi ed è adesso Pfizer. La microbiologia industriale quindi fa diverse cose, non solo produce ma bonifica ambienti, produce energia e qui ci sono alcuni dei microrganismi, legacy pseudomonas, A pseudomonas è in grado di metabolizzare i solventi, il, tante, i petroli, l'etanolo e quindi in grado di fare quei progetti che si chiamano di biorisanamento. Microorganismo significa eh, DNA e DNA significa entrare in quella parte più moderna delle applicazioni microbiche che sono le biotecnologie, dove per biotecnologie si, si, si intende una scienza, diciamo così, trasversale che non riguarda solo la microbiologia, ma che riguarda i genetisti, riguarda i chimici, riguarda i prodotti che si formano, quindi le applicazioni, ormoni, insulina, antibiotici. Significa, come sapete bene, lavorare sul DNA di un microorganismo, modificarlo e fare in modo che quel microorganismo produca una sostanza eh, utile all'uomo. E fin qui il capitolo dei buoni: cioè abbiamo la gran parte dei microorganismi buoni. Non penso di, di, di sfondare una porta aperta nel pensare che è vero, sono tantissimi, stanno nell'ambiente, stanno dappertutto, fanno cose buone. Però c'è un problema. Che noi, quando parliamo di microbiologia, in realtà parliamo di tutti i danni che fanno i microorganismi. Come, come dire che ci sono due pecore nere, quelle due fanno il gregge invece che le altre. E quindi quelli che vengono definiti nocivi, in realtà sono quelli che provocano le malattie e quindi attaccano direttamente l'uomo. Gran parte della ricerca, ragazzi, è stata buttata lì. Eh. Quando arriva fuori una malattia nuova ad eziologia microbica. Ecco subito che tutti mettono i soldi affinché si vada a risolvere quel problema. Per cui vedete, alla fine i buoni sono buoni, stanno da parte e si lavora molto di più sui cattivi. Allora, i batteri cattivi generalmente sono batteri che provocano, se sono negli alimenti, la loro degradazione. Se sono nell'uomo o negli animali a sangue caldo, provocano malattia. E quindi ecco qua che... Entriamo nel capitolo della loro capacità. Eh, ci sono diverse cose che dobbiamo sapere di un cattivo: che non sempre un cattivo è un cattivo serio. Ci sono cattivi che giocano a fare i cattivi, che sono opportunamente cattivi, ci sono alcuni che sono estremamente patogeni. Allora, per definizione, un microorganismo patogeno è in grado sempre di generare malattia. Se io vi dico, che ne so io, vibrio colere. Agente eziologico del colera. Secondo voi, cos'è il colera? È una malattia seria? È una malattia seria. Il colera è una malattia seria e il microorganismo che la produce è serio. Quando lui c'è, lui produce il colera. Micobacterium tuberculosis, che produce la tubercolosi. Che cos'è la tubercolosi se non una malattia seria? Quindi non ci sono speranze lì, il microorganismo arriva ed è un patogeno. Poi abbiamo dei microrganismi che sono non patogeni, li abbiamo visti prima, i buoni, i cosiddetti buoni, e poi ci sono dei microrganismi opportunisti, e cioè quelli che si approfittano delle condizioni dell'ospite. Cosa vuol dire? Se io sono debilitato e finisco in ospedale per qualunque altro motivo, avrete sicuramente sentito parlare di infezioni che si contraggono in ospedale, laddove le... Difese immunitarie, perché ringraziamo il cielo, noi siamo dotati di difese immunitarie, laddove le difese immunitarie, dicevo, si abbassano, per cui un microorganismo, anche se non è estremamente patogeno, però è in grado di produrre danni lo stesso. Allora, questa parte riguarda la microbiologia biomedica, quindi, quella parte che molti di voi vorranno seguire, immagino, sentendo prima che volete fare i medici e cioè quella parte della microbiologia da cui io derivo da, um, inizialmente, che è quella di ricercare le, le cause di malattie e di studiare le soluzioni. Quindi quando noi facciamo questo lavoro eh, siamo al confine, perché studiamo microorganismi patogeni, studiamo l'uomo e quindi le sue reazioni, ma andiamo in qualche modo a toccare un'altra branca della scienza estremamente interessante e davvero moderna, che si chiama immunologia che in fondo è stata scoperta da Pasteur. Chi è Pasteur? Ricordate chi è Pasteur? No, non sapete chi è Pasteur. Pasteur ha scoperto i microorganismi e faceva esperimenti. L'Istituto Pasteur a Parigi è una bellissima villa dove lui andava a fare gli esperimenti in cantina e lavorava con tutti gli animali che gli razzolavano intorno. E un giorno fa un esperimento bellissimo. Stava lavorando con le galline e... Aveva un ceppo di, aveva un microorganismo, il vibrio colere, appunto, inocula nella gallina il vibrio colere e che cosa succede? Che la gallina si prende il colera e muore. Bene, lui era tutto contento perché stava studiando sul fatto che un microorganismo si sì, era molto contento di aver portato a morte la gallina, perché stava studiando, doveva dimostrare, ricordatevi che siamo nel 1880 e eh, non, non si sapeva neanche che esisteva il DNA. Voleva dimostrare che eh, una, un microorganismo dava la malattia quindi, e quindi moriva. Che cosa fa? Ripete l'esperimento. Però, che cosa fa quando ripete l'esperimento? Fa un errore. Lascia la sua piastra di petri, quelle che abbiamo visto prima, col microorganismo sul suo bancone. Il microorganismo, nel frattempo, muore, però lui non ci pensa. Inocula il microorganismo in un'altra gallina, ma il microorganismo era morto e lui non lo sa, ribadisco. E che cosa succede? che la gallina viva, è viva. Lui rimane sconvolto perché era convinto di avere già scoperto che le galline muoiono se gli si inocula il vibrio colere e invece quell'esperimento gli, gli va male. Allora si mette lì, sbatte la testa contro il muro e dice ma cosa devo fare? Ma cosa è successo? Forse non è vero, forse non è vero. Allora, per puro caso, riprende un'altra cultura fresca del microorganismo e rinocula la stessa gallina, badate bene, quella che aveva ricevuto il microorganismo morto. Che cosa succede quando rinocula questa gallina? Cosa vi aspettate che succeda? Dillo, dillo. Quello che vivo, quello che è vivo entra, però nel frattempo anche quello che era morto si vive di nuovo. No, non abbiamo creato la vita. Perché lui vive? È come se l'avesse vaccinata. Bravo, è come se l'avesse vaccinata. Perché noi abbiamo immunizzato lui senza volere, quindi ecco lo scopritore dell'immunologia senza volere. Vedete come la scienza dell'Ottocento era bellissima, fatta da un singolo che si chiudeva in cantina e, e faceva cose. Se noi facessimo una cosa così ci manderebbero adesso a quel paese. Comunque lui ha immunizzato la gallina, quindi... Gli anticorpi hanno riconosciuto gli antigeni di superficie antigene anticorpo, ricordate questa cosa, mh? gli antigeni di superficie della gallina. Quando lui è andato a rinoculare è vero che il vibrio colera era vivo stavolta, ma la gallina era immunizzata e quindi lui scopre senza volere, andando a cercare le relazioni ospite parassita, scopre l'immunologia molti anni dopo. Quindi ringraziamo il cielo che comunque l'organismo è protetto dalla malattia. Come siamo messi oggi con le malattie? Se guardiamo una comparazione tra il 1900 e il 2000, guardate un po' con le barre rosse, nel 1900 si moriva di influenza, di polmonite, cioè si, si moriva di malattie infettive. Eh, la seconda causa era tubercolosi. Chiunque di voi abbia letto un testo, un testo da liceo, non so, vi sarete letti Le grandi epidemie nei testi di letteratura italiana. Si potrebbe farne una, un, un tema da solo, no? Eh, ci sono Thomas Mann e la tubercolosi, e poi ci sono le pestilenze, no? Manzoni, per esempio. Quindi si moriva di tutte queste belle cose nel 1900. Guardate le barre rosse dove sono adesso. Nel 2000, e non siamo nel 2000, siamo nel 2013, però guardate le influenze polmonite dov'è? Dopo le malattie cardiache, quindi adesso le malattie infettive veramente sono molto molto abbassate, o perlomeno sembrerebbe così, ma in realtà non è così, perché dal 2000 al 2013 è successo di tutto. Allora, i microorganismi, i patogeni, c'è stato un momento che qualcuno si è alzato, sapete questi grandi soloni che si alzano una mattina e dicono... Abbiamo debellato le malattie infettive, evviva! Mai predizione più, più falsa di questa. Eh, nel 2013, ecco qua che cosa viene: questo è un pezzo di giornale, quindi non è una pubblicazione scientifica. Cosa c'è scritto qua? Eh, batteri resistenti agli antibiotici raggiungono l'Inghilterra. Si sta parlando del Mycobacterium tubercolosis, che è resistente a tutti gli antibiotici. E questo vuol dire che. La tubercolosi, che sembrava una malattia da 800, è di nuovo qua, tra noi, è arrivata con l'immigrazione, è arrivata con i flussi, perché i microbi girano con noi, non c'è dubbio questo, vanno in aereo, non è che lo pigliamo solo noi l'aereo e io domani me ne vado a Tokyo, ma vengono con me tutti i microorganismi che mi porto. Quindi vedete le zone per esempio scure? Vuol dire che tutta la migrazione che arriva dalla Russia, porta nei continenti che ancora non hanno questa prevalenza, porta ceppi di, di un tubercolosis, multidrug resistant. Quindi non abbiamo barriere di fronte a questo, eh, in realtà. E se voi guardate questa cartina, non vi voglio spaventare ragazzi, ma è quello che eh, succede quando si parla di malattie infettive. Vedete i punti in azzurro sono molti di. Eh, Tubercolosi multidrug vuol dire che non esiste un antibiotico antitubercolare attivo. Badate che quando. Il primo caso di antitubercolare è stato su un povero turista che è finito in Canada e lì, siccome stava male, l'hanno isolato, messo in quarantena e non l'hanno più fatto uscire da lì dentro perché aveva un Mycobacterium tubercolosis multidrug resistant. Come vedete, avrete sentito nominare la SARS, no? l'influenza che viene dall'Oriente, quella dove c'è commissione tra gli animali e l'uomo, quindi anche il santo d'ospite si crede che una cosa che sta negli animali stia solo negli animali, in realtà riesce ad andare all'uomo, allora tutta una serie di infezioni virali che vengono dall'Asia, quindi vedete come in realtà non ci dobbiamo sentire salvi solo perché stiamo agiamente a casa nostra, in un posto dove siamo tranquilli, ma che tutti i microrganismi, come vedete, scambiano e vanno fortissimo. E guardate come siamo messi ancora oggi. Questo è una, eh, un grafico della rivista Nature, che è una, chi pubblica su questa rivista pubblica ad altissimo livello, che ci dice che le malattie infettive sono circa 15 milioni eh, di morti, ahimè, su 47 milioni di morti l'anno per tutte le malattie, quindi in 13 anni dal 2000 al 2013 siamo davvero peggiorati con le mortalità da malattie infettive. Che cosa succede allora? Che cosa trasforma un microorganismo buono da uno patogeno? Beh ragazzi, voi sapete benissimo che noi abbiamo tutto nei geni. Il cromosoma batterico è un cromosoma che ha informazioni, però voi sapete che i batteri hanno anche altro, no? L'avete sentito dire che esistono i plasmidi e che i plasmidi sono piccoli pezzi di DNA, piccoli, questo piccolino rispetto al cromosoma che hanno grande capacità di essere trasferiti orizzontalmente. Significa non solo da una cellula madre a una cellula figlia per divisione, ma io palleggio con te e ti do il mio plasmide. Se il mio plasmide contiene resistenza, ce l'hai anche tu. Quindi in qualche modo un trasferimento molto forte da parte dei eh, mh, batteri. Eh, la struttura degli acidi nucleici non ve la sto a ricordare, vi ricordo soltanto che è da questa che nasce eh, il, il fatto che un microorganismo abbia le stesse capacità di un organismo vivente. Mi piace ricordare questo. Avete mai sentito parlare di Jacques Monod? Nessuno sa che ha preso un premio Nobel quest'uomo. Allora, quest'uomo ha preso nel 1965 un Nobel per la fisiologia e medicina, perché sono insieme quando fanno le premiazioni, assieme a François Jacob, per avere detto una cosa abbastanza così, questo ha detto: "Ciò che è vero per Escherichia coli vale per un elefante". Qual è la sua grande scoperta? La sua grande scoperta è che eh, non si guarda più all'organismo, ma si guarda a quello che ha in comune un organismo. Siamo tornati alla cellula, siamo tornati alle basi della vita, siamo tornati al DNA e alle proteine. Mi potete dire che le basi azotate di Coli sono diverse dalle basi azotate di una cellula dell'elefante? Assolutamente no. Vi potete dire che la isoleucina di coli è diversa dalla isoleucina di un elefante? No. Quindi le basi della vita sono uguali da tutti. E lui scopre questo con un esperimento elegantissimo, che io non vi sto ovviamente neanche accennando. accennare, però ovviamente che la frase famosa di Jacques Monod, che dice ciò che vale per coli vale per un elefante, in quegli anni è sicuramente una frase importante. Lui scopre questa struttura, che si chiama operon, L'operon è una serie di geni, come vedete qua, geni strutturali, che hanno dei siti che sono un promotore, promotori, e un operatore. Significa che quando io ho le condizioni giuste, per esempio quest'opera non serve a degradare uno zucchero come il lattosio, quando io ho il lattosio nel mezzo che cosa faccio? Io escherichia coli. Che cosa faccio? Io, elefante, dico bene, adesso io degrado il lattosio e lo trasformo perché mi dia energia. Quindi lo faccio soltanto quando ho il mezzo che me lo consente. Quindi questo noi lo dobbiamo a questo grande eh, ricercatore. Quando noi parliamo di microrganismi patogeni, parliamo di microrganismi che sono in grado di produrre proteine e tossine. Allora, eh, ovviamente, una serie di tossine, guardate qua per esempio, queste tossine sono in grado di bloccare. Tantissime funzioni della cellula umana, quindi dell'ospite. Ecco che un microorganismo patogeno ha acquisito tutte queste capacità rispetto a un microorganismo buono. E questo signore che era un tedesco eh, durissimo, anche lui che ha lavorato nei tempi di, di Pasteur, e quindi negli anni 880 eccetera, lo dimostra con un esperimento in, uh, molto carino negli animali. Eh, purtroppo anche qui eh, la, la sperimentazione animale spesso è necessaria e dimostra con questa sperimentazione che il, ci sono microorganismi, in questo caso il micobatterio in tubercolosis. Se isolati dai polmoni di un uomo, messi in cultura in una piastra di petri, inoculati in una cavia, la cavia muore di tubercolosi come faceva l'uomo. Se si ripiglia. Il microorganismo dalla cavia e la si rinocula di nuovo, si ritrova sempre la stessa specie. Quindi lui, per la prima volta, dimostra la eh, correlazione diretta tra una malattia e un microorganismo, che eh, elabora ovviamente una serie di tossine. E, ormai studiamo genomi, questo è un altro dei microorganismi più patogeni più importanti, si chiama salmonella, le salmonelle sono eh, microrganismi che si prendono dagli alimenti contaminati, quindi è facile avere questa capacità di, eh, di dare malattia. Ma salmonella ha un genoma molto simile a Escherichia coli, però uno è patogeno secondo i postulati di Koch, che abbiamo visto prima, ed è sempre patogeno, mentre Escherichia coli è un saprofite, è colonizzante, quindi anche quello che lui fa all'interno di un organismo è diverso. Sappiamo che di coli noi sappiamo adesso che ci sono delle situazioni un po' particolari. Ricorderete l'anno scorso o due anni fa, quando in Germania mangiando alimenti c'è stata un'epidemia, di, anzi morti, da Escherichia coli. Eh, presi dagli alimenti perché anche coli può diventare ipervirulento quindi vedete come il confine tra buoni e cattivi si sta sfumando e viva e viva noi però eh? una nota positiva chi è la nota positiva che cos'è un fagocita ragazzi è una cellula specializzata che noi possediamo che è in grado di Mangiare, fagocita vuol dire questo, di mangiare i, i microrganismi. Questo è un fagocita, vedete, questi sono i batteri. In condizioni di salute come siamo noi qua dentro, non abbiamo problemi. Il, appena noi aumenta la carica microbica nel nostro organismo, intervengono queste cellule specializzate e avviano. La, il sistema immunitario. Quindi il sistema immunitario ci viene eh, eh, in aiuto per debellare le malattie infettive, così come ci vengono in aiuto ovviamente gli antibiotici, che sono l'altra arma eh, che abbiamo tra le nostre mani. Io sono verso la fine e ehm, vi racconto una piccola storia che mi riguarda ed è una storia che si chiama competizione microbica, e cioè... È, una piccolo, è un brevetto che ho eh, in corso e che usa i microorganismi buoni contro i cattivi. Quindi, invece di usare un antibiotico, usiamo un batterio buono contro un cattivo. L'ho chiamato batterioterapia ed è una, un modo per dire uso, proprio, faccio entrare in competizione i microorganismi buoni con quelli cattivi. In pratica, uso un batterio buono, il quale si va a, a a mettere in, una, in un posto e siccome i microrganismi vogliono accedere tutti agli alimenti, vogliono accedere tutti agli stessi posti, entrando in competizione se quello buono vince Ho questo fenomeno che si chiama interferenza o antagonismo verso il patogeno. Di fatto che, in che cosa consiste? Per esempio, vi ho detto prima, in bocca noi abbiamo nel cavorale, noi abbiamo tantissimi microrganismi che sono normalmente buoni, che fanno cose buone, sono i batteri lattici, producono acido lattico e tengono basso il pH del nostro, nostro cavorale. E quindi questi sono batteri buoni. Se io uso uno di questi batteri, generalmente producono delle sostanze che sono ad attività antibatterica. Voi sapete che la parola antibiotico deriva da antibios, che vuol dire antivita. Eh, gli antibiotici sono prodotti da batteri contro gli altri batteri per riuscire a dire io sto qui e adesso tu ti scansi e ci sto io. Allora uso questo sistema per andare a fare interferenza in questo ambito. Eh, abbiamo, abbiamo classificato un microorganismo buono, uno streptococco, abbiamo guardato che produca una sostanza d'attività antibatterica verso un microorganismo patogeno e useremo questo sistema, lo stiamo usando in sperimentazione clinica con i bambini, siamo già in sperimentazione clinica eh, nel caso delle otiti ricorrenti dei bambini, e, in modo che i bambini invece di avere i patogeni che salgono dal cavorale verso eh, l'orecchio, abbiano microorganismi buoni che sono in grado di interferire eh, con la crescita dei patogeni. Quindi vedete quante possibilità. Cosa ci riserva il futuro? Allora, il futuro ci riserva diverse cose. Allora, il, la microbiologia va nelle direzioni della genomica funzionale, cioè di vedere come funzionano i microrganismi nei rapporti con l'ospite. Va nella direzione delle malattie infettive. Va nella direzione dei progetti di microbioma umano. L'avete mai sentita parlare, dire questa parola microbioma? Il microbioma non è altro che tutto quel gruppo di organismi che colonizza un organismo vivente. Allora, il microbioma dell'intestino, miliardi di microorganismi. Il microbioma del cavorale o delle vie respiratorie, altri miliardi di microorganismi. Il Ministero della Salute americano ha deciso di mettere moltissimi soldi sui progetti di microbioma per vedere laddove ci sia una funzione mh, sbagliata, poniamo l'obesità, rispetto a chi non è obeso, se questo è dovuto al dismicrobismo, cioè a microorganismi che non sono in grado di dare il loro metabolismo. Quindi c'è tutta una via di studio eh, di questa parte di microbioma umano nel fenotipo patogeno rispetto um al normale, incredibile. Ci sono aspetti, abbiamo detto, ambientali, ci sono aspetti di energia, quindi si lavora molto in questi campi, lavoriamo con la bioinformatica, cioè vuol dire bioinformatica significa lavoriamo con i tool informatici per valutare le sequenze, per valutare i genomi, quindi anche questo è un aspetto importante, facciamo sequenziamento e ovviamente, ed eccoci qua, stiamo facendo educazione. Quindi tutti questi aspetti della microbiologia eh, mi piaceva darveli a voi oggi. Chiudo con una frase che non è la mia, ovviamente, ma del grande Pasteur. Lui Pasteur un giorno ha detto, signori, spetterà ai microbi l'ultima parola. E mi sa che sarà proprio vero. Va bene, grazie per aver ascoltato questa cosa, questo discorso sui microbi. Allora, non mi avete interrotta, se non per parlare un po' di vaccinazioni, sono pronta alle vostre domande. Se avete domande o discussione. Quando abbiamo visto l'immagine dei batteri presenti nel cavorale, c'era anche la voce sconosciuti. Cioè, vuol dire che non si riesce a classificarli o non sono ancora stati classificati? Allora, la verità è che noi siamo in grado di classificare soltanto il 10% di tutti i microorganismi conosciuti. Non abbiamo ancora imparato, o comunque non abbiamo ancora un'idea precisa, di quante specie microbiche ci siano eh, in tutti gli organismi viventi. Altre domande? Puoi passare il microfono, per favore. Eh, è vero che moltissime influenze di cui lei ci ha parlato anche prima sono delle malattie che si ripetono ogni anno come se fossero dei cicli. Sì. Non lo so, ho sentito questa cosa, volevo... Vero, vero. È vero? Allora, intanto vi faccio una domanda. Che cos'è un virus? Vediamo. È vita secondo voi? Sì, sì certo, hai detto. Mm. Sicuro, è eh, lui. Allora, un virus che cos'è? È un pezzetto di DNA che sta all'interno di una proteina, di un involucro proteico. C'è una grandissima discussione se sia vita oppure no. Di fatto le particelle virali che danno l'influenza sono eh, molto... Eh, ricombinano continuamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni anno cambiano, che cambiano sempre, perché nel loro processo di riproduzione non hanno un cromosoma unico ma hanno pezzetti di cromosoma. Allora ogni volta che si dividono i pezzetti si possono riassortire. Allora succede che non ci si può vaccinare ogni anno finché non si trova il primo caso, che si chiama il caso indice di influenza dell'anno, per cui si vede quale ceppo c'è in giro. Ogni anno cambia quindi il, il vaccino che si fa contro l'influenza per questo motivo, perché il, il riassortimento del genoma virale comporta che le proteine esterne, che sono quelle che si usano per fare il vaccino, giusto? Cambiano ogni anno e però hanno un andamento ciclico. Allora, per esempio, i miei nonni raccontavano che all'inizio del secolo c'è stata quella famosa epidemia di Spagnola, che ha portato tantissime morti. Noi non abbiamo avuto... Ma quindi più. si possono prevedere? È difficile prevedere nelle malattie infettive, come tu hai visto. Le previsioni di averle debellate dimostrano che non riusciamo a fare troppe previsioni. Perché? Perché i microorganismi si adattano, si adattano alle condizioni dell'uomo. Vedi anche questa cosa della, della nuova influenza aviaria, te la potevi aspettare mai? Che dovessimo avere questo problema dell'influenza varia. Non era, non era facile da prevedere che un microorganismo, un virus, passasse dagli animali all'uomo. Era veramente difficile. Eppure ci siamo arrivati. Quindi non è facile prevedere. Sai cosa sarà bello quando invece di fare un vaccino soltanto su un ceppo si farà un vaccino che copre tutti i virus influenzali? E ci sono delle, degli studi in questi termini. Altre domande? Altre curiosità? Tutti i medici volete fare? Non proprio. Quanti medici ho qua dentro, più o meno? No, non tantissimi. Ah, beh, stanno venendo su le mani. Medici per fare medici di laboratorio o per fare medici per la salute dell'uomo? Per la salute dell'uomo, immagino. Eh. Mm. Mm? Laboratorio. Finalmente un Passiamo il microfono al laboratorista. Io penso che il laboratorio sia e di grande aiuto per la medicina, no? Tu cosa ne Mi pensi? Mi piacerebbe fare ricerca oncologica. Bello. Anche questo è un aspetto molto interessante, quello dell'oncologia. Mm? Ci sono tanti avanzamenti, tante cose nuove anche in questo settore. Poi che altro? Medici. Tutti i medici, niente. Tutti... Qualcuno che vuole fare qualcos'altro non c'è? Eh? Cosa sono? Penso anche che sia Ah, certo, in questo senso di, di tutte, di tutto un po'. Sì, giusto. Comunque, in ambito medico, in ambito della salute dell'uomo. Poi? Altro? Avete altre curiosità sulle applicazioni che può dare la microbiologia, sulle cose che può fare una disciplina come questa, studiare i microorganismi? Vediamo. Il brevetto, parlo dei virus buoni contro quelli cattivi. Dei batteri buoni sì. o dolli attivi. Lo sta sperimentando lei insieme ad altri? O... Sì, eh. allora lo studio, eh, il brevetto l'ho depositato, poi il, de il brevetto viene in qualche modo acquistato per dirti come funziona la cosa, viene acquistato da chi ti sviluppa il, il, il dispositivo, diciamo così, o, o l'antibiotico o, la, o quello che stai facendo. Questo è, è proprio un classico esempio di trasferimento tecnologico. No, che va all'impatto fuori. Allora che cosa ho fatto? Ho dato in gestione, seguito ovviamente da, ehm, da un avvocato, perché qua ci sai, c'è cioè questo. Il, I patent, le, i brevetti, sono un confine molto labile tra la scienza e la sua, diciamo, la sua strutturazione nell'industria. Quindi ho dato questo patent in gestione a un'azienda che ne ha fatto il il vero e proprio farmaco, chiamiamolo così. Prima l'ho sperimentato sugli adulti sani, perché la sperimentazione farmacologica segue sempre la stessa, diciamo così, le stesse regole, eh, così come se tu scoprissi un nuovo farmaco. Mm? Allora, prima si fa nel, nel volontario sano. Allora, il volontario sano va a firmarsi una foglietta e dice sono consapevole che mi stai dando questa roba in sperimentazione e io mi do volontario a farlo. Allora l'ho fatto sui volontari sani, ovviamente adulti. Eh, dopodiché, quando ho visto che è lì si fa un progetto che si chiama di sicurezza, cioè si valuta se questa cosa è sicura, non dà effetti collaterali, eccetera, eccetera, eccetera. Stabilito questo, abbiamo cominciato lo studio vero e proprio in fase clinica. Questo lo sto facendo con l'Università di Milano come capo, capocordata di questo gioco. Eh, il quale non soltanto Milano comunque lo fa e noi il compito è quello di andare a sperimentare in due bracci di eh, sperimentazione cioè da una parte i bambini vengono trattati con questo nuovo farmaco dall'altra un altro gruppo di bambini con la stessa patologia viene trattato con un farmaco di riferimento lotite cronica ricorrente a quel punto che cosa faremo sperimentalmente? Che noi valuteremo alla fine dello studio se quelli che hanno fatto il, il farmaco sperimentale hanno, non hanno più avuto l'utite o l'hanno avuta meno rispetto a quelli del tradizionale. Capito? Quindi noi stiamo muovendoci in questa direzione. Altre curiosità? Domande? Nessuno ha più domande, mi sembra. Non lo so, e allora beh, grazie. Intanto grazie per aver eh, accettato di venire qua oggi a sentire un'altra lezione alla fine di tutte le lezioni dell'anno. Eh, scegliete col cuore quando sceglierete l'università, scegliete qualcosa che vi piace davvero, perché se vi piace ci riuscirete, comunque e dovunque. E se vi piace la microbiologia sono qua, sono in questo Ateneo, quindi ben lieta di di essere a disposizione per qualunque altro dubbio abbiate. Grazie ancora.